tutto acceso per il derby, il più grande evento sportivo della città eterna, torna 167 giorni dopo il primaverile pomeriggio da infarto del 25 maggio scorso, coronato dal gol di Yan Gambiwa, che chiuse i giochi per il secondo posto in classifica. Yani gioca il colpo di testa! Rete! 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 Siamo di nuovo avanti! Siamo di nuovo in vantaggio! Mabu! Yan Gambiwa! Roma sfavorita all'epoca contro una Lazio più brillante e reattiva. Fu, come accade molto spesso in questa partita, la grande rivincita dei delusi e dei gregari. Segnò i turbe, riscattando in minima parte una stagione insufficiente. E raddoppiò Mapù, subito dopo l'1-1 di Djordjevic, andando a far compagnia ai vari Piacentini, Cassietti, Balzaretti, eroi per caso, nella sfida più calda e sentita. Non è una convinzione astratta, bensì una realtà assodata. Non sempre, ma molto spesso, vince chi è sfavorito. Ecco perché la Roma dovrà stare attenta, mantenere altissime la tensione e la concentrazione. Aspetto quest'ultimo da affinare, visti i recenti cali che hanno comportato brividi forti e talvolta brutte figure. Contro il Bayer Leverkusen mercoledì sera è finita bene grazie al rigore di Pjanic, ma guai a commettere gli stessi errori, magari talvolta inconsci, contro la Lazio, in una partita così pazza e imprevedibile. La Roma non ci arriva benissimo, almeno sul piano delle forze a disposizione. Pjanic è squalificato, Maicon è praticamente fuori causa, De Rossi quasi, Florenzi dovrà stringere i denti al pari di Keita e molti giocatori, Digne, Manolas e Nainggolan su tutti, andranno in campo col peso di un'infinita serie di gare consecutive, disputate dal primo minuto. Un po' di stanchezza c'è, inutile negarlo, ma nel derby conta altro, la testa, la motivazione, la concentrazione. Garcia si affiderà alla vena ritrovata di Dzeko e all'implacabile rapidità di Salah e Gervinho, sperando siano entrambi sorretti dalla giusta ispirazione. A centrocampo spazio ai portatori d'acqua, con l'aggiunta eventuale di Iago Falche, utile nel doppio ruolo di equilibratore ed esterno di qualità. Dietro Torosidis, in caso di assenza di Florenzi a destra, con Rudiger probabilmente riproposto accanto a Manolas. Di fronte a una Lazio indecifrabile, da alti e bassi, 6 vittorie e 5 sconfitte in campionato, mai un pareggio, assai distante dall'armata quasi perfetta dello scorso anno, ma pur sempre piena di qualità al suo interno. Il modulo oscilla tra un 4-3-3 e un 4-2-3-1, con il baby serbo Milinkovic-Savic, in grado di agire sia da trequartista che da interno. In porta ci sarà Marchetti, protetto dal quartetto composto da Basta, Maurizio, Gentiletti e Lulic. Pesa moltissimo l'assenza di De Vrij, operato al ginocchio fuori fino a fine stagione, mentre a sinistra il bosniaco, compagno di nazionale di Pjanic e Dzeko, ha ormai tolto il posto a Stefan Radu. Il centrocampo ruota attorno alla classe e alla leadership di Lucas Biglia al suo fianco. Pioli dovrebbe recuperare al 100% Marco Parolo. Anche se fuori tutto è magnifico. Davanti, come detto, Milinkovic sulla tre quarti, accompagnato dal gioiello Felipe Anderson, capocannoniere laziale in campionato con 4 gol. Attenzione agli altri due, ancora secco di reti. Antonio Candreva e Miroslav Klose, entrambi irriconoscibili rispetto alla passata stagione, ma non c'è da fidarsi, soprattutto in un derby, in panchina inoltre. Pioli ha molte soluzioni sul fronte offensivo, il vecchio capitano Mauri, l'olandese Kijna, il velocissimo Keita, l'ariete Djordjevic e l'esperto Bomber Matri. Difficile se non impossibile fare previsioni, il derby senza curve dovrà illuminarsi in campo, la Roma, dopo la sconfitta di Milano, non può permettersi altri incidenti di percorso. Di cercare le scarpe nel frigorifero, ma tu non guardi me, continui a guardare fuori.